Ciao a tutti da El Bastardo, qui per voi con questa lezione, la 34esima, in cui affronteremo il giro di blues in sì, ma con delle piccole differenze, e cioè, fino adesso, nelle lezioni precedenti, abbiamo lavorato sui giri di blues in 12 battute, ma con questa figura più classica dello shuffle e del walking bass, no? Quindi con questo incedere. Oggi, per forza di cose, e vi dimostrerò adesso perché dico per forza di cose, lavoreremo sempre sulla struttura in 12 del giro di blues, ma con una figura un po' più swingata. Tralasceremo il walking bass, e per motivi puramente tecnici, e anche perché questi motivi tecnici mi servono da spunto per farvi vedere anche un modo diverso di suonare un blues, quindi magari andare a farlo con un accompagnamento un po' più jazzy, no? A livello di strumming, con il famoso suono staccato attraverso l'utilizzo del damping, di cui avete visto sicuramente la lezione che ne parla, che è questo qua. Il giro di blues in sì parte così, e poi potremmo andare a fare il mi, no? E tornare in si. Poi subentra il fa diesis, che riuscire a fare con il walking bass si può anche fare. Comincia a essere lievemente più articolato, allora lo vedremo anche in una forma differente, cioè questa. 12, ma ho variato leggermente. Innanzitutto non sono andato a fare il turnaround sul quinto grado, ma ho mantenuto la tonica, e soprattutto non ho più usato questo, ma ho usato un normale strumming battendo sul beat, no? 1, 2, 3, 4. Adesso è molto semplificato, però comincia a essere un accompagnamento un pochettino più swingato, no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Qua ci ho messo la settima, poi passa in mi, due battute, poi di nuovo in si, due battute. Tanto uso questi slide che dà quel tocco di movimento, poi passo una battuta, le ultime quattro saranno 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vedete che ho tolto il passaggio sulla sottodominante, ma ho fatto due battute sulla dominante e 1, 2, 3, 4. Poi riparte 1, 2, 3, 4 dalla battuta 1 del giro che riprende. Vedete che ho sottratto non dei pezzi dal punto di vista metrico, sempre in 12, ma ho sostituito nelle ultime quattro battute. La prima rimane sulla dominante, la seconda invece di passare sulla sottodominante rimane sulla dominante, la terza
è quella che facevamo già sulla tonica, e la quarta, invece di fare il turnaround sul quinto grado, come da manuale, mantiene la tonica, per poi ricominciare da capo su quattro battute della tonica. Quindi avrete una sensazione che sta tonica duri molto. Però è una struttura, questa qua, molto molto usata, molto molto usata. Magari varia anche in termini di battute, alle volte alcuni l'hanno allungata, 16, 12, 14 o accorciata, però è anche una struttura molto molto utilizzata storicamente. Diciamo che si riconduce sempre alla struttura madre del blues in 12 o eventualmente anche il blues in 8 o 10 che sarà oggetto di altre lezioni, però dà già quella variazione che dal punto di vista dell'accompagnamento è già un accompagnamento diverso, se non ritmicamente, metricamente, perlomeno a livello di quali accordi faccio e quando. E questa è già una piccola variazione importante. Ok, queste ultime lezioni sono state più mirate su questa cosa qua, perché mi avete richiesto in molti di parlare un pochettino del blues. Questo è un primo, abbiamo messo il primo piedino sul gradino che ci porta ad andare in quel territorio. Ovviamente l'argomento è ampissimo perché, come sapete, come tantissimi generi musicali, il blues è stato genitore praticamente di tutta la musica americana da metà 800 in poi. Il blues da una parte, diciamo, la componente più afroamericana da un lato e la componente più europea, tedesca, anglo-scoto-irlandese, anche italiana per quanto riguarda l'area della East Coast e dei Monti Appalachi, che erano stati anticamente si parla dell'8-7-800, no? Popolati in gran parte da immigrati europei delle nazioni di cui vi ho parlato, quindi Germania, Austria, Italia, Polonia, no, Inghilterra non tanto, però comunque Irlanda, anche Spagna, comunque quest'area qua, con tutte le loro tradizioni musicali, che poi si sono mescolate a quelle degli Stati Uniti del Sud, molto influenzate invece dalla cultura di stampo africano, perché lì purtroppo erano pieni di schiavi e loro avevano portato la loro cultura, dando origine a questa cosa che si chiama blues, di cui avete visto un piccolo accenno in queste ultime lezioni, che spero siano da spunto per cominciare da un lato a suonarvi qualche bluesettino e dall'altro cominciare ad interessarvi, ad ascoltarne, ad ascoltare i generi, a leggere dei libri. È pieno di libri sul blues, sul jazz di New Orleans, sul ragtime. Io spesso su Facebook ne consiglio di libri, perché è importante che si leggano i libri oltre ad ascoltare la musica, perché la musica vi fa capire delle cose, il libro ve le contestualizza in maniera più definitiva. Quindi è importante. Cercate libri in lingua originale, che ce ne sono tanti e sono scritti spesso e volentieri benissimo da studiosi di altissimo livello, non solo da gente che magari prende e traduce il testo e alle volte anche con degli errori. Quindi questo è anche importante. Ok, detto questo era il blues in sì. E il bastardo vi saluta, spera come al solito di esservi stato utile, è a vostra completa disposizione, o quasi, vabbè, scrivete, voi scrivete se avete delle richieste, poi se riusciremo a esaudirle lo faremo ben volentieri. Purtroppo alle volte, come potete immaginare, non riusciamo a rispondere a tutti, perché siete tanti e alle volte qualcosa scappa. Per il resto vi auguro al solito happy strumming, detta così un po' da figo, e ci vediamo alle prossime lezioni. Ciao!